This station is now the ultimate power in the universe. Music and more. Web radio. Tu hai perduto quell'incontro, Rocky. Quando potevi vincerlo, ti sono crollati i nervi. Sì, certo. Lo so, il tuo manager stava morendo e questo ti aveva scombussolato. Ma la verità è che tu non eri arrabbiato. Quando combattevamo noi due, tu avevi gli occhi di una tigre, eri feroce. E devi farteli tornare quegli occhi. Per farteli tornare bisogna ricominciare da capo. Una tigre in salotto. Uè, ciao zii! Madonna mia, come andiamo anche stasera, oh. Dai che forse ce la facciamo, dai dai ce dai la faremo dai, sempre dai. Mariano, Gian Claudio, Martina, Ronny, Matteo, Mori, Francesco Mazzoni. Enjoy your radio. Enjoy your radio. Viva! Un grazie di cuore sempre a voi che ascoltate. Ascoltate. Music and more, spettacolo. Spettacolo. Via 26 agosto numero 6. Nel Palazzo dei Congressi di Music and More. 348-670-9857. Ti offrirò una serata strana. Una tigre in salotto. Accaldata, accaldata. Molto, molto accaldata. Maron, che caldo. Waio, waio. Che caldo che fa. Buonasera, benvenuti ragazzi. Siamo qui dalla sede di Music and More in via 26 agosto
numero 6 per una puntata da passare insieme, un'oretta di buon intrattenimento musicale e non, perché abbiamo come sempre centinaia e centinaia di argomenti che proveremo a riassumere in un'oretta un po' alternata dei bei pezzi dal passato e dal presente. Come state? Tutto bene? Ditecelo attraverso la chat di Spreaker, che è già operativa, quindi ha già scritto il nostro amico Luigi Vedovato alias Il Gela alias Gelateria dell'Angelo. Buonasera, buona calda sera, ciao giovani, ciao Gela, grande Super Gela, super collegatissimo come sempre. E poi insomma avete tanti metodi per poterci scrivere, per poter interagire con noi. Ricordiamo che è sempre operativissimo il nostro numero di telefono 348 6709 857, con il quale potete mandarci vocali, insomma dirci tutto quello che state facendo in questa calda sera di luglio. E poi anche l'indirizzo mail per altri tipi di comunicazioni, però lo ripetiamo sempre così qualcuno se lo segna: diretta @musicandmore.it. Buonasera miei compagni di merende, Marco Bam eccezionalmente, buonasera, buonasera, questa sera qui dalla sede a dare una mano, perché io tra poco devo volare. E poi l'avete già sentito, lo zio Bardelli. Cosa ridi zio? Cosa c'è? Cosa c'è zio? Te vai a divertirti stasera. E anche no, oggi no, ci lascia da soli. No, ma che divertirmi? Voi non capite che questo è lavoro, ragazzi. Che divertimento. A divertirsi. Vabbè, non capisco, non capisco. Se non volete capire, vabbè, allora mi risparmio altre parole al vento. Allora, giovedì. Beh, già uno che va a Lugano sul lago in un locale. Ma non è un locale, è una situazione di divertimento, no? Dai. Vedi? Situazione di divertimento. Sì, ma si divertono gli altri, non io. Dai, ah, dai, te dai. Non vai lì per divertirti. No, 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 io vado. Buonasera, lì. Buonasera, signor e signori, benvenuti. Sì, vabbè, faccio un po' di quelle situazioni lì, ma sempre stando nel mio, cioè non è che sono uno che mi butto là a fare delirio. No, 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 molto contenuto. Stai a terra come no, 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 oh, no, ma no, lo andiamo a vedere alla fine questo. Devo Achille fare il Lauro. Bravo. Quando, quando, zio? Il mercoledì. Vediamo, vediamo. Ai Castelli, dai, di Bellinzona, dai, fammelo sapere. Si potrebbe strutturare una bella situazione. Allora, ragazzi, questa sera ovviamente faremo un riassunto. Non siamo riusciti ad andare in onda lunedì dalle 21 alle 22 con la nostra puntata, appunto, del Monday Fever, proprio perché Spreaker stesso, quindi la piattaforma dalla quale trasmettiamo, aveva un problema. Però questa sera vi racconteremo tutto quello che è successo nel weekend terminato. Ormai è già passata quasi una settimana, ragazzi, come vola il tempo. Madonna mia, mi sto ancora riprendendo da quei quattro giorni veramente di fuoco. Sì. Io devo dire che oggi ho cominciato a stare un attimino decentemente. Io ho iniziato a riposare, invece questa settimana l'ho dedicata al riposo. È stata, diciamo, bella impegnativa. Vi racconteremo tutto quello che è successo, che riguarda il nostro evento e non... fresca. Esatto, insieme al nostro sindaco Maurizio Mazzucchelli, con cui ci metteremo in collegamento tra poco. E poi insomma avremo il nostro Ronnie col momento cultura, buona musica, notizie strane dal web e tutto quanto, insomma, andrà a riempire questa ennesima puntata di Una Tigre in Salotto, il primo e vero format ideato da noi di Music and More, la web radio di Morazzone, nel lontano ormai 2018. Zio, andiamo con la sigla, che siamo già in ritardo con il nostro sindaco. E vai con la sigla. Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura, fa il suo volto alla maschera figo. Misteriosa è la sua identità, è un segreto che nessuno sa, chi nasconde quella maschera. Tigre, 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 Tigre. È l'uomo tigre che lotta contro il male, combatte solo la malvagità, non ha paura, si batte con furore ed ogni incontro vincere. E la nostra fantastica sigla apre la puntata del giovedì by Music and More, la Tigre in Salotto. Eccezionalmente questa sera a trovarci ci sono Mr. Bam alla conduzione e anche Dario V è passato qui a trovarci in questo caldissimo giovedì. Allora, dovrebbe già esserci in collegamento con noi telefonico il nostro sindaco Maurizio Mazzucchelli, che saluto. Ciao Maurizio, benvenuto.
Ciao Roberto, benvenuto. Grazie dell'invito e soprattutto grazie a tutti voi che siete lì. Esatto, e benvenuti anche a tutti gli ascoltatori, insomma, che si stanno godendo questa puntata e che, insomma, vorrebbero un riassunto oppure un parere anche da parte tua, ovvero dalla più alta carica del paese, di come è andata questa terza di luglio, terminata appunto domenica sera con il nostro aperitivo. A te il microfono, Maurizio. Ma direi che è stata una bella festa. È stata proprio un successo, direi. Abbiamo avuto la forza, il coraggio, la volontà tutti insieme, noi come amministrazione, tutte le associazioni del paese, tutti coloro che si sono messi in gioco, di realizzare un bel momento per tutta la comunità. Quindi un grazie di cuore a tutte le associazioni che si sono impegnate per la riuscita di questa festa, grazie a voi per aver realizzato la serata del sabato, i momenti musicali, insomma, per essere stati vicini, parte e direi attori di questa incredibile festa. Grazie Maurizio. Ha visto veramente tantissime persone presenti. Ha visto veramente una partecipazione notevole. Ci aspettavamo che ci fosse gente, ma non così tanta. Abbiamo rischiato su questa festa anche di presentare dei momenti che non erano propriamente ludici, e abbiamo voluto fortemente tre serate culturali, a cui poi si è aggiunta la serata cinema venerdì sera. Una di queste serate purtroppo non è stato possibile poi portarla a termine, perché la presentazione del libro Il Morazzone è saltata a causa dell'indisponibilità dei due autori, quindi causa Covid è saltata questa serata. Ma la serata di lunedì, in cui è stato presentato il libro Morazzone per ragazzi, è stata una serata partecipata soprattutto dai ragazzi stessi, dagli insegnanti, ma è stata una bellissima serata dove, a sorpresa, un attore nelle vesti del Pier Francesco Mazzucchelli ha presentato questo libro che sarà utilissimo ai ragazzi per riscoprire il proprio paese, per fare un viaggio a Morazzone tra storia, arte, cultura. E poi la terza serata, orientata alla presentazione della Via Francisca del Lucomagno, quindi a questo percorso storico che attraversa il nostro paese, è stata un'altra bella serata in compagnia di Francesco Marucca, che è stato un po' il papà della Via Francisca del Lucomagno, cioè colui che per conto della Regione Lombardia ha rimesso in piedi questo e ha ridisegnato questo tracciato, e adesso come volontario si occupa appunto del tracciato stesso e della sua promozione. Quindi ci ha spiegato veramente la storia di questo percorso. Ci ha fatto vedere le bellezze che sono lungo il tracciato, ha invogliato tutti a percorrerlo, e poi è arrivato Giovannelli, direttore di Varese News, camminatore, che più volte ha fatto questo percorso, e anche lui ha descritto non solo le bellezze del percorso stesso, ma anche la bellezza del camminare, del mettersi in cammino, dicendo a tutti che appunto questo cammino è effettivamente percorribile da ciascuno di noi, ma soprattutto è facile da percorrere e ci dà la possibilità di metterci in moto da subito, perché è fuori proprio dalla porta di casa nostra. Certo, e poi appunto l'evento cinema, anche questo molto molto partecipato, che ha chiuso, diciamo, un po' queste serate a tema, con l'intervallo dedicato alla festa dell'oratorio, e poi il grande evento di sabato, che ha visto appunto la vostra organizzazione super impegnata, veramente un bel evento organizzato molto bene, a cui ha fatto da contorno non solo lo street food che era lì al parcheggio, nella parte alta dei parcheggi, ma anche diciamo tutte le attività che erano
le attività economiche che erano in piazza, quindi dalla pizzeria a Panevino, anche all'altra pizzeria che di Via Mameli, e che hanno, diciamo, tutte quante offerto la propria disponibilità nel preparare pizze e quant'altro, comunque bevande, alimenti per tutti coloro che erano poi tranquillamente seduti in piazza o seduti appunto al parcheggio a festeggiare, ma non solo a festeggiare, ad ascoltare l'evento, ma soprattutto a stare insieme, ed è stata questa la cosa più bella. Dopo tanto tempo abbiamo rivisto la voglia di stare insieme, e quindi la voglia di star fuori, di uscire, di stare con gli amici, di esserci, di partecipare a questo evento, che ripeto è stato molto bello. La domenica poi appunto c'è stato questo gioco dell'oca organizzato dalla cooperativa Baobab, che è la cooperativa che ha in appalto i servizi alla persona, con la quale stiamo lavorando anche nell'oratorio feriale. C'è stato un altro evento culturale organizzato da Massimiliano Coletto, che è questo tour tra la chiesa di Morazzone, la chiesa della Maddalena, quindi una tour alla riscoperta delle bellezze storiche e artistiche contenute in questi due monumenti e lungo il percorso che lega questi due monumenti. Quindi diciamo è stata un'occasione veramente ricca di momenti particolari e che direi che ha fatto molto bene a tutta la nostra comunità. Sì, insomma, come avevamo sottolineato poi già nella puntata che abbiamo fatto precedentemente, insomma, al momento della festa, questo weekend passato di festa, ne avevamo parlato con Martina. Come hai detto tu, il bello probabilmente è stato proprio l'unire la cultura, quindi i momenti culturali nelle prime giornate, poi momenti un po' più spensierati, un po' più ludici, che sono arrivati anche nel sabato sera con noi. Ma mi viene anche da pensare ai momenti sportivi che non abbiamo citato, anche il beach volley al campo sportivo, insomma tante realtà soprattutto e tante attività totalmente diverse l'una dall'altra, che però hanno portato veramente tanta gente, perché poi io non ho sentito veramente un'attività dire per noi questa festa è andata male, cioè tutti contenti, tutti belli pieni di gente, sorridenti, insomma dai, è stata la ripartenza giusta per quanto riguarda la terza di luglio, concordi? Sì, assolutamente sì, è stata veramente uno sforzo grande da parte di tutti. Certamente c'è stato qualcosa che poteva essere fatto anche magari meglio di come è stato fatto, qualcosa che può essere rivisto, però direi che è stato realmente un grande evento, un mix di tante cose. Giustamente tu hai citato l'evento che ha organizzato la Proloco al campo sportivo insieme all'associazione sportiva di Morazzone, quindi un evento che ha messo insieme veramente tante cose diverse che però hanno portato tantissima gente a Morazzone e l'hanno fatto rivivere veramente il nostro paese, anche facendolo conoscere per tutte le cose che in questi due anni appena passati di pandemia sono comunque state fatte e che magari in pochi conoscevano. Quindi abbiamo avuto modo anche di presentare un paese un pochino diverso rispetto a quello che era apparso nell'ultima festa della terza di luglio. E questo è stato anche bello, diciamo, vedere il riscontro delle persone alla lettura di queste novità che c'erano e che riguardavano appunto la diversa sistemazione del nostro paese a livello di posteggi o di strade nuove e quant'altro, insomma, ecco, è stato tutto, diciamo, molto 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 bello. Il tema era proprio lo stare insieme in un modo giocoso, però anche in un modo da approfondire anche le nostre tradizioni culturali. Ecco, questo, credo che tutti questi obiettivi siano stati centrati e che l'impegno di tutti abbia permesso il successo di questa festa, secondo un modulo che riteniamo utile proporre anche in futuro.
Sì, sì, ne concordo anch'io, Maurizio. Proprio ne parlavamo anche negli incontri che abbiamo fatto, ovviamente in precedenza all'evento, anche noi, perché insomma si sono susseguite parecchie riunioni. L'incognita, come dici tu, poteva essere anche il trovare un paese diverso da 3 anni fa in un momento di festa. Però devo dire che la gente si è adattata proprio in pochissimo tempo, quindi trovando poi la zona nuova con lo street food, le associazioni, le realtà, diciamo, commerciali del paese in piazza. Uno aveva una proposta bella ampia, e forse anche quella è stata la carta vincente che ci ha permesso di ottenere questo grande successo. Assolutamente, assolutamente sì. E diciamo che la localizzazione del palco lì in oratorio ha consentito di avere veramente uno spazio adeguato per ospitare tutte le persone che c'erano, per ospitarle in piena sicurezza. E ha consentito anche, appunto, di utilizzare i nuovi spazi a parcheggio sia come posteggio, ma anche, appunto, come abbiamo visto e detto, per metterci lo street food, e quindi per dare da mangiare, diciamo, certo, in certo, modo sì. alle persone che c'erano, oltre appunto a quelli che erano poi in piazza, che ripeto, la cosa bella è che sono stati seduti per veramente tantissimo tempo, anche mentre c'era lo spettacolo, così come erano sedute le persone sia sulle gradinate nuove, appunto, che guardano i posteggi, sia ai tavoli che erano stati allestiti nel parcheggio dove c'erano i camioncini dello street food, ma anche proprio sotto la biblioteca. Quindi è stato veramente piacevole, e devo dire, per noi anche una piacevole sorpresa, è vedere che la gente era lì seduta, chiacchierava, intanto ascoltava lo spettacolo dei comici, eccetera. Veramente è stato molto bello da questo punto di vista. Sì, e ciò è anche la conferma che tutto l'impegno che abbiamo messo in questa festa, ovviamente dico abbiamo, perché poi si è costruito un vero e proprio team di lavoro per cercare di accontentare tutti in tutte le varie serate, diciamo, molto diverse, come abbiamo detto prima, una dall'altra. Quindi io direi buona la prima, Maurizio, continueremo su questa strada anche nelle prossime feste. Sì, può essere di sì che continueremo su questa strada, continueremo con un coinvolgimento, mi auguro, sempre maggiore, sempre più coeso, sempre più proficuo da parte di tutte le associazioni, in maniera da far vivere proprio questo momento come un momento di tutti, perché l'obiettivo principale, quando ci siamo messi in mente di fare noi come amministrazione la capofila per questa festa, non era quella di sottrarre l'organizzazione a qualcuno, ma semplicemente di metterci davanti per garantire che tutte le associazioni del paese potessero pienamente partecipare a una festa, per organizzare una festa sia per le associazioni stesse, ma soprattutto una festa per tutte le persone del paese. Ecco, questo era l'obiettivo, e credo che questo obiettivo sia stato pienamente centrato. Assolutamente, anche secondo me. Maurizio, io ti ringrazio per l'intervento, ti lascio andare, è stato un piacere averti con noi, come sempre. Insomma, un riassunto ci voleva, perché è andata così bene che anche nelle nostre puntate volevamo inserire, insomma, anche una tua idea su come sia andata. Insomma, pollice in alto, bene così, andiamo avanti su questa strada e faremo divertire ancora il nostro paese, perché le persone che dicono, insomma, no, ma le feste non vengono più bene come una volta, così, assolutamente questo non è vero, possiamo continuare a divertirci, possiamo creare sempre qualcosa di diverso, e soprattutto portare all'interno di queste feste e far vedere a tutta la popolazione monorazzonese che i giovani è possibile coinvolgerli, è possibile fargli creare veramente anche qualcosa di bello e divertente. Grazie ancora, Maurizio. Grazie a tutti voi, buona serata, grazie a tutti. Ciao Maurizio, salutiamo il nostro sindaco, ciao. Maurizio Mazzucchelli, appunto, in diretta con noi qui a Music & More, a farci un riassunto di quella che è stata una festa, direi, veramente bellissima, ragazzi. Adesso ci ascoltiamo un disco e poi continua Music & More fino alle ore 22 in diretta. Anche noi, pure tu. Hey! Viaggiare con in tasca un po' di contanti solo per fumare. Sai che belle da fumati le cascate. Vorrei vivere 12 mesi d'estate. Stanotte non saranno solo lacrime per me. Mi scenderanno sassi dalle palpebre. Perché ci sono giorni che mi sento così blu da dimenticare anche te, anche noi, pure tu. Hey!
come luna blu, come la notte, il cuore che diluvia, l'animo che brucia. Anche noi, pure tu. E sono bianco come luna, blu come la notte, il cuore che diluvia, l'animo che brucia. Ma cos'è? Non me lo metto. Ma non spiace, arriverà in ho visto, penso che Robin in difficoltà. No, è un tigre, cioè me lo aspettavo. Ma sì, ma perché rimetterà. Non so che cosa sta succedendo a sta cosa, devo fargli l'aggiornamento nuovo. Secondo me è l'iPad che si è cotto domenica. Marco, voglio comprare... di cambiarlo quell'iPad lì. Mica, mi fa comprare quello da 6 milioni e mezzo se glielo chiedo a lui, piuttosto che lo chiedo al Dario Viva. No, se vuoi ti mando già l'offerta domani. Sì. Oh, trovami una chiavetta per andare a scaricare i file dall'iPhone, sì, 200 euro, mica mi compro l'iPhone. Ma che bugia. Sapete che Marco B è così, Marco B ci porta sulla strada dell'esaurimento di tutti i fondi di Music & More. No, se c'è qualcosa che ti può piacere non chiedi informazione a lui, perché se c'è qualcosa di bello lui ti fa comprare ancora quello di più. È vero. Che porti avanti per anni. Oh ragazzi, io vi devo lasciare, vi lascio alla continuazione della tigre. Abbiamo sentito il nostro sindaco, direi che la missione è stata ampiamente compiuta, ha raggiunto il risultato di una bella festa, di un grande divertimento sia per quanto riguarda noi che poi anche tutti gli altri, quindi bene, io scappo a Lugano perché mi attende un giovedì by 7 Lido, quindi di divertimento. Lascio a voi ancora questo divertimento, lascio a voi tutta la situazione, ora arriverà anche Dario, almeno concluderete la puntata alla grande. Ricordatevi di chiamare Ronnie, adesso lo chiamiamo subito, no, dai, fate un po' quel tergiversamento. No, facciamo una puntata solo dedicata a Ronnie e basta. Vi avevo preparato un bel argomento qua già aperto sulle estate più calde degli ultimi 10 anni, visto che stasera vi vedo un po' caldati. Perché non sono mai stati in sede. No, la cosa particolare di stasera, come nella foto che ho fatto su Facebook, è che siamo tutti in bianco per non far vedere il sudore, come ha detto il colonnello. Sì, perché sennò poi si vede, esce la riga di sudore, non è mai bello. Tanto lui adesso va con l'arietta del lago. Quella può averla solo Nick Giardini quando lavora, cioè mai. Ciao ragazzi, buon proseguimento. L'unica maglietta verde non sudata, Nick Giardini. Oggi anche se non lavorava aveva la maglietta sudata, gli ho detto, secondo me te la sei disegnata col gessetto. È lo sticker più utilizzato dell'estate adesso, Nick Giardini. Ciao raga, buon proseguimento, fate giudizio. Ciao zio. Ci siamo, quindi Dario V? Dario V, mettiti alla console anche te, vedi come vieni in un bar. Intanto mi decidi il disc che va dopo. Comunque, leggiamo l'articolo dell'estate più calda, perché adesso ultimamente c'è questa bagarre che non si riesce a capire se... C'era un post questa settimana. Intanto saluto tutto il pubblico. Grazie Dario V! Buonasera, ciao. Come state? Come stai tu, Dario V? Raccontaci. Accaldato anch'io. Sono qui che trasudo dappertutto. Mi sono fatto anche i capelli, quindi sento. Vedo quanto sei lucido, caldo. Sì, guarda, stai illuminando la stanza e non sono le luci. Guarda, se ti mettiamo in controluce sembri la luna. Se mi metto a testa in giù dopo con il disco posso illuminare tutta la stanza. Faccio la gara con la disco ball. Cavolo. Ma una cosa, parlando di questo caldo immenso, perché si dice che dal post che vedevamo prima con il buon Dario V, che questa si dice che sarà l'estate più fresca dei prossimi 50 anni. Esatto, quindi preparatevi, non, addirittura, fate tanti lamentoni. Allora, riscaldamento globale c'è? Lo si sente? Lo stiamo sentendo? O
queste estati cicliche super calde ogni tot vengono fuori? Come parzialmente, la cosa? Parzialmente lo sentiremo. Ma quindi secondo ogni, me ogni tanto tot esce. Arrivano puntuali e arrivano. È un po' come le zanzare. Non si fanno sentire tutto l'inverno. Sono più accanite quando... quest'anno. Però dicevo una cosa: poche. Che si dice che attualmente negli anni 2000 l'estate più calda sia stata quella del 2003. Ancora per il momento, questa tuttora non ha... Sì, sul podio. E parliamo di quasi 20 anni fa. Vuol dire o che stiamo migliorando verso il riscaldamento globale o stiamo veramente peggiorando. O ci stiamo lamentando sempre di più per qualsiasi cosa. Ma l'unica cosa è che speriamo che almeno nevichi questo inverno, così riusciamo ad andare a fare una bella snowboardata da qualche parte. Bravo, bravo Oscar, speriamo. Proprio lì volevo arrivare. Perché quest'anno veramente di neve non se n'è vista, eh. Guarda che dopo il caldo, dopo il caldo c'è l'era glaciale. Risolviamo tutto. Va così. Allora facciamo una cosa, andiamo con un disco, prepariamo altri argomenti e rimanete con noi su Music and More. Wow, wow. Che ti piace, e poi ti avvicini, mi urli all'orecchio, ma non ho capito che hai detto. Poi parli al centimetro dalle mie labbra, la gente che spinge e incoraggia. Quel bacio bagnato dal vino e la vodka, stasera è una pista che scotta. Per tutta la notte io non ti tradisco, se parli con me io resisto. Fino all'ultimo disco. Se l'autostrada all'alba ci accompagnerà, wow.
Che disco! Che discone di Maggiuri, eh! Maggiuri, Maggiuri! Sì. E comunque qua aumentiamo. Aumentiamo! Va via uno e ne arrivano due! Ne arrivano due, ma com'è possibile? È sempre più affollata questa sede. Mamma mia, no, più che affollata è sempre più accaldata. Poi è arrivato uno che non tira caldo. No, è l'unico con la maglietta nera anche stasera. Siamo allora, apri anche il tuo computer, manga. No, guarda. Penso che il riscaldamento globale possa farne a meno del mio computer. Allora, parliamo di vacanze, perché avete sentito cosa faremo in queste puntate qua precedenti, io e il buon Bam, anche se il Bam poi mi ha detto che ha confermato per la mia casa, la mia seconda casa. Adesso devo sentire il lungo e faccio la maglietta con la faccia di Oscar, con scritto Oscar Bardelli. Io conosco Oscar Bardelli. Là, e voi no. Che andrà al Oscar Domina Coral Bay di Sharm el Sheikh, casa mia per 10 anni è stata. E invece voglio sentire il manga, cosa farai quest'anno? Niente, Marta, niente. Guarderò le montagne dal PC. Bene. Hai già cartoline. Hai già preparato tutte le foto in fila, fai un bello slideshow, che bello. Guarda, mi è arrivato appunto ieri il ricordo di quando ero andato in Trentino l'anno scorso e volevo piangere. Vero. Volevo piangere, perché è stato uno dei momenti, dei lugli più belli della mia vita e... Sia sapendo come si sta conciando in questo ultimo periodo, sia sapendo che lo posso guardare ben da lontano. Dove sei andato l'anno scorso? Cosa ho fatto Marmolada, ho fatto Lauta, ma fino a Punta Penia Marmolada. Sì, sei andato, esatto, al rifugio da Carlo Budel. Esatto, ho mangiato lo strudel più buono del mondo. Il suo famosissimo strudel, che nel suo secondo libro c'è la ricetta, comunque. Sì, ma io lo seguo su Instagram, dove è diventato famosissimo da quando è diventato il gestore di Capanna Punta Penia, e anche lì spiega come farlo. Io non capisco l'elicottero come fa a portare tutto quel burro per fare più che il burro tutte le mele, perché poi porta su anche cassette di mele. Io ho visto la panetta da 2 chili di burro che usano e impastano con le mani, e c'era una ragazza che lo aiutava e non riusciva a impastarlo da quanto era denso. Io ho letto il suo primo libro, che è La Sentinella delle Dolomiti, sì, che è molto bello. Spiega tutta la sua storia di come quel giorno stava andando in fabbrica a lavorare, ha girato la macchina ed è andato e ha iniziato per 2 mesi a salire e scendere montagne, lui e il suo cane Paris. Poi a un certo punto ha incontrato il suo vecchio titolare che lavorava quando era giovane in un rifugio. Da lì gli ha detto: ma vuoi andare a gestire Punta Penia o Punta Penia, come si dice, Punta Penia o Punta Penia? Penia, Punta Penia. E allora lui ha deciso, e da allora racconta una delle cose che mi hanno fatto più impressione, quando raccontava che quasi nessun rifugista voleva andare su, perché siccome è una scatola di Fahrenheit il rifugio, tutti avevano paura dei temporali, e lui fa: beh, io vado su, non c'è problema. Al primo temporale ho capito perché nessuno voleva salire più, ma perché ti sembra che i tuoni ce l'hai proprio dentro. Infatti c'è sia la croce di ferro, sia un'antenna che infatti prende tutti i fulmini. Io ho visto i video durante il temporale, veramente c'era lì a 5 metri e scarica ogni 3 minuti tipo, una roba veramente quando vengono assurda. Giù i grossi temporali è proprio un... perché poi dice che si formano proprio tutti sulla Marmolada, arrivano tutte le perturbazioni. Essendo appunto il re delle Dolomiti, la parte più alta delle Dolomiti, fa proprio da antenna già di suo la montagna. Poi anche quando c'è il vento, lì è il punto dove ne prende di più, e dice che se c'è il vento forte non può uscire perché vola giù. E poi vedevo anche tutte le immagini quando nevicava, che andava a spalare neve davanti alle porte. E poi fa la foto sul tavolo innevato con lo strudel. Sì, grande, sempre, numero sempre. Uno. E invece il buon Dario, cosa ci racconta il buon Dario? Io invece quest'estate andrò in Sardegna, dovrò attendere fino a settembre, andrò alla Caletta, vicino a Budoni, Sant'Eodoro. Anch'io sarei dovuto andare lì sotto, dovuto andare. Diciamo che da quando ti sei spaccato la spalla hai balzato tante cose, manca. Esatto, è stato veramente un domino di cose cadute e non più rialzate. Speriamo nell'anno prossimo di rifarmi un po', ma è un po' un anno grigio questo qui. Pensa a te per un motorino. Che non era neanche tu. Pensa a te. Cioè, diciamo perché non va in vacanza. Guarda, manga, sono troppo perché ha voluto fare il giovane, che oramai non lo è più. Sì, il problema è che ha piegato 2 motorini. No, è che sono stato troppo altruista e ancora una volta ho detto di sì nell'aiutare un amico e mi sono fatto male io. Pensa che l'altro giorno sono andato a ritirare il passaporto del cane del mio nuovo Teo. Del Teo.
su alle bustecche, tornano indietro dalla strada, quella che va da Bizzozzo a Raschiano, quella in mezzo in boschi, piena di buche. Subito dopo la curva dove c'è la rotonda, un ragazzo è finito dritto nel fosso e mi ha chiamato da terra: oh, vieni, aiutami, aiutami. E l'ho aiutato a tirare sulla moto e mi fa: guarda, questa strada è piena di buche, ci siamo girati, ci sono tutte le buche segnate per terra, però la cosa stupida è che nessuno le va a mettere a posto. Cioè, intanto le abbiamo segnate, quando così le metteremo a posto, no. Ma Oscar, ma con questo caldo, cioè, te ci vogliono andare a sistemare le buche? Ma se tu metti l'asfalto adesso si scioglie, perché cioè a lavorare l'asfalto a caldo. Come anni fa che a Castrona avevano asfaltato tipo il 23 dicembre e ora di Capodanno era già tutto spaccato. Sì. Dai, dei geni. Andiamo con un altro disco, poi chiamiamo il nostro Ronnie con il momento cultura. Rimanete su Music and More. Baby God Dance. Se ti portavo rose, ti beccavi anche le spine, ma non pensavi che portassi e che facessi solo guai. Beh, c'hai ragione, vieni con me che li facciamo insieme. Wow, che disco questo, Oscar. Baby Gum, mamma. Comunque la base è super, veramente top. Oh, io ho visto una cosa di Instagram l'altro giorno che diceva che a Milano, comunque nelle nostre province, si dice sempre super, top. Comunque lei è un gran pezzo di gnocca. Figa il milanese lo dice sempre. Quello figa. Sì, però no, proprio nel linguaggio nostro, anche se non lo usiamo alla milanese, quel top, super. Comunque anche noi lo usiamo spesso. È super, è top, cioè è tutto rafforzato, cioè non è mai è molto bello, è super bello. Allora ci abbiamo in linea il nostro fantastico Ronnie. Top ragazzi, veramente che è entrato top proprio. Grande, veramente top, sempre grazie, sul pezzo, super, bellissimo, top, basta. No, adesso a parte tutto, ascoltavo i vostri discorsi, in effetti è vero, ma sapete perché? Anche noi cerchiamo in una parola di dire tutto, per cui e non diciamo molto niente. Bello, bellissimo, è troppo lungo, quindi ci vuole qualcosa di più stringente, super, ma che si capisca. Quindi top, super, quelle cose vanno molto bene. Come state? Tutto bene, bene, bene. Tu come stai, Ronnie? Bene, bene, tutto bene. È passata, diciamo, la ciucca della terza di luglio. No, anzi, sei ancora in botta. Era proprio la stanchezza, ma la stanchezza, dopo visti i risultati che abbiamo ottenuto, ragazzi,
Siamo pronti per nuove avventure ancora. Sono stato troppo contento e felice di aver fatto la mia parte. Quindi è stato proprio un successo da tutti i punti di vista, quindi ringrazio tutti, ringrazio il sindaco, ringrazio anche i ragazzi che sono venuti da lontano, da Lecco, da Magenta, Marco, Alessandro, che magari ci ascoltano. Li salutiamo. E soprattutto per... tutti per te, Ronnie, non per noi, ma per solo per no, te. No, che per noi, per te, per la radio, perché qua il progetto è comune, non è che mo ci sono quelli del Ronnie, quelli dell'Oscar, quelli del Roby, quelli del Manga. Guarda che fra tutti quanti è quello più conosciuto, il Ronnie. Esatto, la star della radio sei tu, cioè, ok che ci vuoi mettere tutti in linea uguali, però sei te la star. No, ma noi siamo un team e come tale dobbiamo andare avanti. Comunque adesso a parte queste cose, volevo parlare, allora a dire la verità volevo fare una mega intervento su un bel argomento, ma me lo tengo per una prossima volta. Oggi volevo parlare di una cosa che ho preso spunto da un evento che si sta svolgendo in quel di Capolago. Sapete che questa settimana ci sono gli alpini di Capolago che veramente tengono banco dappertutto, nel senso che mezzogiorno, sera, spopolano tantissimo. Sì. Ok, allora ho detto, ma perché allora non parlare un po' dei nostri amati alpini, magari non tutti sanno un po' la storia degli alpini, come sono nati eccetera. Quindi l'argomento di oggi verte proprio su questo, sui nostri alpini, che insomma abbiamo anche Morazzano una bella, come dire, truppa bella nutrita, e infatti hanno anche loro collaborato con noi per fare una buona festa terza di luglio. Quindi volevo parlare un po' degli alpini. In realtà gli alpini nascono esattamente 150 anni fa, ovvero il 15 ottobre 1872, su proposta del generale Ricotti, ma soprattutto del aspetta che ce l'avevo pure scritto, il papà degli alpini, che non è Ricotti ma è un altro, adesso se riesco a dirvelo ve lo dico. Sono stati, come dire, creati prima 15 compagnie, poi si sono moltiplicate molto velocemente negli anni, quindi prima hanno raggiunto 6 reggimenti, poi ancora di più, poi durante la Grande Guerra gli alpini sono stati messi veramente alla prova, perché appunto hanno dovuto innanzitutto difendere i confini dagli austriaci, ed è per quello che sono nati i corpi alpini, per la difesa del territorio montano, perché si pensava che appunto, visto che c'era la minaccia austriaca, un buon corpo equipaggiato con persone del luogo, quindi gli alpini erano proprio, tra virgolette, era un corpo territoriale, si diceva così, perché appunto venivano scelte le persone appunto delle montagne, non solo perché erano abituati al clima eccetera, ma perché conoscevano anche le varie vie eccetera, per cui si pensava che un corpo, diciamo, specializzato come quello potesse dare una grande mano per la difesa dei confini nazionali. Questo nei primi anni di vita degli alpini, e poi appunto con la prima guerra mondiale c'è stato proprio un contributo molto molto importante degli alpini per la difesa delle postazioni, delle trincee, e anche per la riconquista dei luoghi, insomma. E poi gli alpini hanno anche sempre dato, come sapete, un esempio di grande unità fra di loro, no? Infatti se ci pensate, in quei momenti, quindi con la battaglia dell'Ostigala e poi anche con le altre battaglie molto famose, anche la disfatta di Caporetto, abbiamo anche parlato forse in un altro speciale, poi la battaglia di Vittorio Veneto con la Riconquista, gli alpini hanno avuto veramente un ruolo molto molto importante per questo, e si sono anche cementati fra di loro, diciamo, tutti il corpo degli alpini si è veramente creato come un'entità molto molto importante, di cui anche oggi vediamo ancora i fasti, no? Perché se ci pensate, ogni anno in una città italiana c'era la Dunata, no? È l'unico corpo poi del corpo militare, dei corpi militari italiani, che fa questo genere di manifestazione anche. Sì, in realtà così in grande sì, poi ci sono anche... Sì, ci sono quelle più piccole, però diciamo quella proprio in grande, che viene proprio seguita con cuore dagli italiani, infatti, certo. Sì, infatti gli alpini penso che siano uno dei simboli più, come dire,
fulgidi dal nostro bel paese. In effetti, come dicevamo prima, gli alpini ancora oggi si radunano in adunate, no? Quindi le adunate siamo arrivati alla 93esima, quindi quell'anno scorso a Rimini era la 93esima adunata degli alpini. Direi che ha sempre un grande seguito di pubblico, e l'anno prossimo si svolgerà a Udine, quindi tornerà magari in un posto un po' più, come dire, caratteristico e di tradizione come nel Friuli, insomma. Tu pensa che io ho fatto militare a Udine, e qua nel periodo che io ho fatto militare a Udine, nel 98, solo nella città c'erano 13 caserme, solo in, come dire, Varese, 13 caserme in Varese, poi Gazzada c'aveva la sua caserma, Morazzone c'aveva la sua caserma, Caronno aveva la sua caserma. Certo. 250.000 militari c'erano, mi ricordo, nel mio periodo. Però. Non ho capito, scusami. Nel periodo che l'ho fatto io, nel 98, su... Sì. In Udine c'erano, la città faceva tipo 40.000, 50.000 abitanti, adesso non mi ricordo bene, comunque, e c'erano 250.000, sì, 250.000 militari, praticamente tutta la vita, fino alle 11 della sera, fin quando poi c'erano i rientri nelle caserme, era solo dedicata al mondo dei militari. Da lì in poi gli abitanti di Udine e roba del genere uscivano di casa per fare le loro serate, perché sennò anche le ragazze, perché sennò era un continuo martellamento, tu non potevi avere una fidanzata a Udine e uscire di casa alle 9 di sera, perché sennò te la martellavano, era una cosa impressionante. Certo, bene, infatti se ci pensate anche tutto il Friuli e il Veneto sono pieni di caserme, anche Palmanova, insomma ci sono tantissime. Assolutamente, sì, le ho viste, ma non per frequentazioni, ahimè, purtroppo avrei voluto, ma per vari motivi abbastanza evidenti che conoscete tutti, mi hanno detto che forse era meglio tornare a casa più che fare danni, insomma. Poi vabbè, volevo anche dire che uno dei simboli degli alpini è sicuramente il cappello alpino, è uno dei tratti distintivi del corpo degli alpini, no? Il cappello degli alpini nasce, diventa una presenza fissa nel 1910. Prima aveva un cappello tipo molto affusolato e conico in alto, e poi piano piano si è arrivati alla struttura attuale, ma nel 1910 il cappello fa proprio parte dell'uniforme. Poi chiaramente a seconda dei gradi dell'importanza eccetera hanno delle particolarità. In realtà hanno la penna, che è nera, quindi infatti vengono anche soprannominati gli alpini le penne nere, e poi per i vari gradi ci sono delle varie differenze, quindi se si è tra virgolette della truppa, diciamo, dalla truppa comune, la penna di corvo, poi dopo si passa all'aquila e poi all'oca, quindi si ha appunto una penna bianca che contraddistingue i livelli più alti, quindi ufficiali e le cose, diciamo, le cariche più alte degli alpini. Sì, certo. E quindi ci sono anche le famose canzoni, se volete c'è una canzone famosissima che dice: sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che ci serve da barriera, no? È una canzone strafamosa, non l'ho cantata perché voglio dire, forse è meglio non sentire il sottoscritto cantare. Se la intonavi, Ronny, eravamo qui ad ascoltarla, e siamo sempre in una radio, la musica fa parte del nostro gioco. Sì, allora aspetta che se posso, tanto ho 2 minuti, perché ho recuperato proprio, a dirti la verità, il pezzettino del testo. Vado anche sulla batteria, guarda. Vai. La facciamo al volo in diretta. Dimmi quando posso partire, che... Vai. Sul cappello che noi portiamo c'è una lunga penna nera che a noi serve da bandiera su per i monti a guerreggiare. Ok, e questa è proprio una canzone famosa che è sul cappello, è una delle canzoni tipiche degli alpini. Poi gli alpini hanno anche tante altre tradizioni, anche i cori, che sono ancora secondo me apprezzatissimi. In effetti vi dico che era una delle mie aspirazioni, e che non è tramontata, quella di cantare in un coro alpino. Mi sarebbe veramente piaciuto, e quando c'è in zona qualche coro alpino cerco sempre di assistere, perché è proprio bello e struggente.
sentire gli alpini cantare. Quindi gli alpini hanno veramente una grande tradizione e come vedete ci sono veramente tante sfaccettature che gli alpini hanno vissuto nella loro storia e con loro anche noi, insomma, nelle varie fasi della Ronny. Storia dell'Italia e continua ancora, comunque l'impegno degli alpini nel mondo continua dappertutto, quindi adesso ci sono in Albania, ci sono stati in Afghanistan, insomma hanno sempre affiancato l'esercito italiano nelle missioni di pace. Ronny, c'è il manga che ha una domanda per te. Ma visto che ti piace cantare, quasi quasi ti porto con mio zio a cantare al coro Amici Miei di Calcinate del Pesce, così almeno ti diverti un po'. Quello potrebbe e che cosa cantano al coro degli Amici Miei? Le canzoni degli alpini. Davvero? Sì, sì. No, allora devo venire a sentirli sicuramente e poi vedremo, insomma, comunque è una cosa che insomma ho sempre fatto con piacere, quelli di cantare nei cori in chiesa soprattutto, ma anche un'esperienza del genere mi piacerebbe, insomma vedremo, però è una cosa che veramente apprezzo molto. Ok, allora Super Ronny, hai finito? Va tutto? Bene. Non c'è più niente da dirci? Sei sicuro? Sei arrivato? Sì, allora io ho cercato di essere sintetico, poi se c'è del tempo possiamo anche parlare d'altro. No, beh, niente, no, vai tranquillo, siamo arrivati quasi in fase finale. No, più che alla fine. Più che altro sì, che mancano 4 minuti alla fine, siccome ci sono i tuoi saluti finali, ti lasciamo lo spazio per salutare i tuoi amici. Ok, allora beh, se devo salutare tutti in 4 minuti insomma c'è un'altra puntata. I saluti di Ronny. No, voilà. Un po' come le favole della buonanotte. Salutare... Sì, no, beh, se volete c'è la poesia della buonanotte, ma dovete tirarla fuori, non è il caso, magari la prossima volta. No, la cosa bella è, innanzitutto bisogna ringraziare, soprattutto innanzitutto quelli che sono dall'altra parte del telefono, quindi voi che ci mettete anche oggi con il caldo che fa, ci avete messo voglia, passione, simpatia per fare la puntata e vi ho seguito subito. E poi voglio ringraziarvi anche per, come dire, sempre il colore che c'è tra di noi quando ci troviamo nelle riunioni, perché sapete, lo dico anche agli ascoltatori, che è bello vedere la festa e tutto, ma prepararla e stare insieme per farla è ancora più bello, quindi quello che c'è dietro solo noi che ci abbiamo vissuto con le riunioni eccetera, in questi anni ma anche recentemente, le riunioni per preparare le cose sono molto più belle tante volte della festa, perché si creano delle situazioni che poi restano solo a chi le vive. Siamo un gruppo fortissimi, stissimi. Sì, no, davvero, davvero. Poi volevo anche salutare in particolare il nostro pelato lucido, perché ho visto che si è fatto la pelata, quindi di fresco, quindi un saluto particolare al nostro Dario V e poi a tutti gli ascoltatori, insomma. Tutti gli ascoltatori, sperando di avervi dato qualche chicca sugli alpini che magari non conoscevate, oppure se avete lo dico agli ascoltatori, se ci sono delle cose che vi piacerebbe un po' approfondire, basta che lo segnalate, così dalla serie, se c'è qualche e ti possono contattare al tuo numero di telefono che è? diciamolo, così magari qualcuno scrivete tutti i numerosi a Ronny per comunicarci anche gli argomenti che vogliono magari vedere approfonditi. Bisogna iniziare a scrivere nella pagina ufficiale di Facebook quale argomento volete che Ronny porti nella puntata del giovedì sera. Un format. Io anch'io il format. Un po' di idee ce l'ho, però. Ronny per il sociale. Da settembre, Ronny per il sociale. Sì. Occhio che non viene di pre. Sai cosa c'è, Oscar? Che poi vi lascio davvero. Se uno guarda il personaggio a sua interessa, una definizione così, penso che non ci sia una definizione più azzeccata, perché poi uno guarda sottoscritto e dice sì, forse proprio per il sociale alla fine. Scusate la battutaccia, ma me l'avete servita proprio facile. No, comunque, è sempre bello stare insieme, anzi ringrazio anche tutti quelli che si sono presentati, che hanno animato la festa, che hanno partecipato anche alla festa, quindi è stato bello grazie al contributo di tutti. Ti ringraziamo, Ronny. Dimmi. No, pensavo che avevi finito e ti stavo per salutare. Infatti ho finito dando appuntamento ai nostri ascoltatori la settimana prossima. Io vi aspetto il prossimo giovedì con un nuovo argomento. Se avete segnalazioni fatecelo sapere. Un abbraccio dal vostro Ronny. Alpino, mettiamola così. Grande Ronny, grande. Grande. Va bene. Buona seratona. Ciao a tutti, grazie. Ciao Ronny. Siamo forti. Ciao Super Ronny. Ciao, 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 ciao.
Grandissimo intervento del Ronnie, allora devo dire. E allora da settembre si riparte con Ronnie per il sociale. Ronnie per il sociale è quasi ufficiale. Inizieremo a fare veramente i post dal lunedì su che argomento vorrete che tratteremo ogni giovedì sera la Tigre in Salotto sul finale col momento cultura o se no momento cultura sociale. Cioè, bisogna pensarla comunque. Sì. Bisogna dargli proprio il titolo che merita la rubrica del Ronnie. Al prossimo evento le magliette io sto con Ronnie. Io sto con Ronnie e soprattutto tutto spruzzi, se fa così caldo, spruzzini e ventagli. Nanita ha già tirato fuori un argomento per il Ronnie, eh. Ah, un argomento per il Ronnie, le frecce tricolore, perfetto. Allora, è vero. Giovedì prossimo. Anita. Vi saluto tutti ragazzi, ci vediamo settimana prossima. Ciao Oscar. Ciao Manga. Ciao a tutti. Ciao Dario V. Ciao, mi raccomando, tu, state bene a quello. Ma poi andremo in ferie anche noi o... Boh. Bisogna che... Ma quello là, Presidente. Se ne va. Adesso sarà già al lago, vado tranquillo. Vado a lavorare. A divertirsi. Io non ho la testa, io non ho la cresta, ma mi sento un fottuto panca bestia. Ciao a tutti, buon giovedì. Music and more. Ciao. Io non ho la testa, no, io non ho la cresta, ma dentro mi sento. Now the ultimate power in the universe. Music and more. Web radio.